Pit Family, benvenuti a un nuovo video del Pit. Oh, allora, è arrivato il no, perché raga, è arrivato il momento, io lo so, ce l'avete scritto in tutte le salse, dappertutto. Ho trovato scritte in tutto il mondo. Sì, anche dicevano, nei bagni delle stazioni, sì, così. Che dicevano: rituale delle 11 miglia con Gianmarco Zagato. Sì. E oggi sì. Eh beh, se non a Halloween, quando potevamo fare questa cosa? No, infatti. A Natale. Beh, è arrivato. Ed è un regalo, effettivamente. Potremmo farlo poi sulla neve, anche. Con la Bello, con la slitta. Sì, e le renne. Allora, ragazzi, è arrivato il momento. Facciamola con due auto. Tu l'avevi già detta questa cosa? Sì, sì, io l'avevo già detto. Sì. Allora, facciamola con due auto. Quindi avremo la Tesla e la BMW di Gian. Una davanti all'altra. Iniziamo il rituale delle 11 miglia in contemporanea e boh, che le vie del Signore siano infinite. E chi arriva, arriva. Sì. Ecco. Ecco, non so cosa ci succederà. Io un po' preoccupata, devo essere sincera. La strada è già di là, lo sono, al buio, però a premessa, per chi non sa cosa è il rituale delle 11 miglia, ecco, vabbè, le vostre, ma è un ritualone proprio. L'idea è quella che trovi con il tempo la strada giusta, la percorri per 11 miglia a una determinata velocità, che è quella di 30 miglia orarie, sì, corretto. Non bisogna mai uscire dall'auto, mai distrarsi, mai uscire dai finestrini, ma non si fa niente. Niente non si può fare. Una volta che l'hai accesa non puoi spegnerla. Ogni miglio è un'escalation di attività paranormali. La cosa più assurda è che l'idea è quella che in qualche maniera entri in una sorta di universo parallelo. Esatto. Aspetta. Dove ci potrebbero investire da un momento all'altro, visto che è già arrivato qualcun altro che vuole partecipare. Esatto. Tra le 11 miglia. Ogni miglio è un passo più avanti per trovare in realtà la fortuna finale, perché l'ultimo miglio, se lo riesci a raggiungere, è quello che vi darà la possibilità di avere la fortuna. Ah no, perché questo qua stava andando pianissimo. No raga, tu non hai capito cosa ho immaginato. Quindi io non vedo l'ora di iniziare. Adesso saliremo nelle nostre rispettive macchine. Esatto. E daremo inizio alle danze. Pronti? Lasciate già un like al video, perché queste sono robe che faranno la storia di YouTube. Mi sto già un po' pentendo. No, no, perché veramente è il video delle prime volte. Prima volta insieme e prima volta lo farò da solo, raga. È vero. Vabbè, noi siamo facendo avanti te, eh? Sì. Poi a me che me ne frega che è un rituale. Io se vedo che qualcuno va, spengo tutto e ah, scendo. Ah sì, vado nel chat. Tanto ormai le regole le abbiamo già rotte tutte quante. Almeno una volta. Sì, saremmo già dannati a vita. Vabbè, dai. Vabbè, iniziamo. Dai. Iniziamo. Go. Ok, partiamo. Partiamo. Gian allora, è dietro? Sì. Gian è dietro. Sì. Bravo. È lì. Vai. Pronti? Pronti. Che prima la facciamo e poi la finiamo. Via. Si vola. Ok, è partito anche lui. Per la prima volta in assoluto, io sono dentro quest'auto a fare il rituale delle 11 miglia da solo, e vi giuro è su. Madonna, mani nel volante. Madonna, bene, che ansia. Questa è la 11 miglia più da fuori di testa di tutti. No, io lo sai che ho paura per me e per lui che è da solo. È surreale di essere qui. Cioè, chi l'avrebbe mai pensato? E la cosa più strana di tutte è che io adesso sono me stesso. Cioè, hai capito? Io ho veramente paura. Non so chi è che potrebbe darmi la mano nel caso succedesse qualcosa, perché la regola fondamentale è mai uscire dal rituale. Però sì, io penso tutte le volte che ho fatto il rituale delle 11 miglia con la Nicole, le mie cugine, la Giulia, la Martina, compagna cantante, tutte le volte sono arrivato alla fine, tutte le volte ero sconcertato dal risultato. Io ti giuro solo una cosa, che se rivedo quel taxi bianco, muoio. Muoio. No, non è quel taxi bianco. Ok. Ma ti giuro che se lo rivedo, muoio. Perché non è normale. No, due volte così, cioè. No, perché raga, voi non lo sapete ancora, perché domani sul video di Gian lo scoprirete, ma mentre facevamo l'intro del nostro video e l'intro del suo, è successa la stessa cosa. Esatto. Guarda, non voglio dirlo, basta.
basta. Mi raccomando, tieni la velocità costante. Sì, lo so che devo tenere la velocità costante. Ecco. Avvicinarci al primo miglio. E la cosa più strana è che io non so cosa sta succedendo da Paul e Debbie e loro non sanno cosa sta succedendo da me. Cos'è? Porca vacca. Chi ti sta chiamando? Pubblicare video YouTube. La mia sveglia delle 2:30. Ah, ti è partita la sveglia. Sì, il problema è che sono le 11:30. 23:28. Cioè, ti è uscita la sveglia di pubblicare il video? Ma quella classica di tutti i giorni? Sì, quella delle 14:30. Sì, ma alle 11:30, raga. È 29. Alle 11:30, però. Boh, non capisco, te lo giuro. Primo miglio. Gian, raga? Stavo per dire la stessa cosa. Non c'è? Simo, raga, non c'è Gian. Raga, Simo. Chiamalo un secondo. Chiamalo un secondo. Un attimo. Cosa? Che cos'è? Ho capito, mi fermo. Non lo so, tira giù. Porca vacca, mi sto cagando. Salve? Vedete che sto un po' a passare, sono in ritardo e devo andare a lavorare. No, mi spiace, sinceramente non ci abbiamo fatto caso, ma non ho visto nessun pullman. Mi spiace. Salve. Vai, puoi andare per favore. Ma chi? No. Non è normale. Raga. Cosa sta succedendo? Non lo so. No, però cioè, era. Posso fare la 11 miglia? Questa sarebbe la domanda. Sì, esatto. Cioè, non era un fantasma. No, ok, grazie. Era proprio vivo, l'ho carne capito d'ossa. Che non era un fantasma. L'ho visto anch'io, mi sono anche cagata addosso. No, ma questo infatti non mi piaceva come persona in generale. Eh no, come persona in generale, esatto. Ma, raga, ma ti pare che. Scusami, hai sentito cosa mi ha detto? Se avevamo visto un pullman. Pullman, sì. Che deve andare a lavorare. Ma la vedi che ora è? No, cioè. Sì, la vedo. Puttana. Cioè, lo so che ci sono dei lavori. Gente che lavora di notte. Sì, però magari turni notturni, cioè, iniziano alle 10 in teoria. Boh, a me, raga, fa strano. Non lo so, a però. A me fa strano perché io ti dico, per me, il tizio qua, ti è suonata la sveglia prima, tu mi stai dicendo, posso fare la 11 miglia, io ti rispondo, secondo me, raga? È tornato Gian, forse. È tornato Gian? Ah, sì. Vedo, sì. Io comunque, devi fare in lontananza. Raga, io comunque vi dico che secondo me è già iniziato. Tu mi dici posso farla come se ci fossero intoppi. Per me non sono intoppi. Perché se mi suona la sveglia e poi vedo un... È Gian, è vero? Vero che è lui? Sì. Ah, ok, è un po' lontano. Sì. Boh, magari è un po' raccontato. No, io dicevo solo mi suona la sveglia, è il tizio, piano. Non lo so. Mi manca solo più, non so... l'autostoppista e poi sono a posto. Non lo so, io ti dico che tanto. Secondo me non lo so. Secondo miglio. Solo il secondo miglio. Sì, secondo. Beh, per me non sono intoppi. Non per sono me intoppi. No, non sono intoppi. E allora ce lo dirà solo. Per me non sono intoppi. Il per me, tempo. Per me è iniziata. È iniziata. Sì. Non mi piace niente di niente di niente. Mezzo alle fabbriche. Comunque posso dirti una cosa, che io sinceramente mi sento quasi più sicuro nel bosco. Perché nel bosco se vedo torce, robe varie, ti dico non è normale. Mi ha dato una strana sensazione quella persona. Non.
Ancora? Era un tizio... Paul, io ti dico una cosa, però... Se lo rivedo... Son cazzi. Perché sai cosa mi ricorda? Sì. Cosa ti ricorda? La bici. Esatto. A me ricorda la bici. La prima 11 miglia che voi avete fatto. Paolo, puoi rallentare? Perché? Maga? Cosa? Mi dici cosa? Cosa? Credo che ci sia qualcuno seduto in macchina con Gian.